Bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornato in un nuovo video. Oggi andiamo a parlare di 5 ETF che secondo me possono essere un'ottima prospettiva di crescita, infatti sono tutti ETF Growth per il 2021. Andiamo un attimino a vedere quali sono le posizioni che sono all'interno di questi ETF, perché li considero come delle ottime prospettive di crescita ed ovviamente per quale motivo potrei andarci a investire oppure no. Ovviamente, come sempre, ricordo che questi non sono consigli finanziari, ma sono semplicemente mie idee personali su questo argomento. Tra l'altro, se questi contenuti sono di tuo gradimento, ti invito a lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, per farlo capire sia a me che a YouTube, ma ovviamente a lui perché mi paga con Google. E ovviamente, se sei nuovo sul canale, di cliccare la campanella delle notifiche e di iscriverti a questo canale per non perderti nessun video successivo. Cominciamo subito, ma prima sigla! Ed eccoci qui su Just ETF per il primo di questi 5 ETF, che tra l'altro è un ETF molto particolare. Prima che arrivasse Katie Wood col suo ARK Investing, c'erano già gli ETF che magari avevano una gestione prettamente attiva. Questo qui in realtà è nuovo ed è di BlackRock e si chiama BlackRock ESG Multi Assets Growth Portfolio UCITS ETF GBP Aged, per cui è un ETF aggiato in British Pound. Un costo attualmente per ogni singola azione del 6,47€. Piccolissimo fondo, solo 6 milioni di euro, fisica replica totale, ETF con gestione attiva, per cui come gli ARK Investing, questo ETF viene gestito in maniera attiva in base appunto a delle idee del management di BlackRock. Si tratta di un ETF ad accumulazione e se andiamo a vedere i rendimenti che questo ETF ha dato, ovviamente essendo nuovo, è nato a ottobre, dalla sua nascita, diciamo, sta dando degli ottimi rendimenti. Questo è il 2021. Sono 7,82%, per cui neanche in tre mesi. Negli ultimi tre mesi ha dato quasi un 10% di rendimento e quello che andiamo a vedere di questo ETF è un po' di capire qual è la sua strategia e la vediamo scritta qui. L'ETF BlackRock, che non ripeto perché il nome è lungo, è un fondo ombrello che investe in vari ETF a livello globale, per cui è anche diversificato a livello globale. La composizione del fondo è gestita in maniera attiva e per un profilo di rischio molto più elevato, ovviamente, questo mi sembra logico essendo a gestione attiva. Almeno l'80% degli asset deve essere investito in ETF che replicano indici che rispecchino determinati criteri ambientali, sociali e di governance, è per questo che c'è anche la sigla ESG. Copertura valutaria in sterline inglese, Great British Pound. Andiamo però a vedere come è composto questo ETF e andiamo a vederlo su Morningstar. Prima di tutto andiamo a vedere che il 45% è su azioni USA, 36% su azioni non USA, il 23% in obbligazioni e poi il resto in alto o liquidità. Andiamo a vedere un attimino come è diversificato questo portafoglio in termini di grandezza delle aziende. Giant sono il 34%, ampio il 31%, medio l'11%. Non ci sono small o micro aziende in questo ETF a gestione attiva. Materiali di consumo 4,75%, consumi ciclici 13%, finanza 16%. Come si può vedere, non si tratta di un ETF che punta tantissimo o in maniera molto preponderante al tecnologico, anche se ce n'è un buon 17%, però tutto il restante, la restante parte di questo portafoglio gestione attiva è lontano dal tecnologico. Ciononostante, come abbiamo visto poco fa, i rendimenti sono apprezzabili. Andiamo a vedere quali sono le aziende che principalmente vanno a coprire il mercato in questo momento di questo ETF. Abbiamo Microsoft con l'1,94%, Apple con 1,33%, Walt Disney poco sopra l'1%, abbiamo Tesla, The Home Depot, Procter & Gamble, Nvidia, Amazon, MSML Holding, Siemens. Queste sono le prime 10 posizioni, 11 anzi.
Questo cosa significa? Che si tratta di comunque di aziende che sono di tipo growth, ma allo stesso tempo non si tratta di aziende che per forza debbono essere tecnologico. Le aziende possono essere growth anche non essendo prettamente nel settore tecnologico. Questa cosa mi piace moltissimo perché ovviamente vado a diversificare anche il mio portafoglio in aziende che non sono prettamente di un mercato, quello Nasdaq, che ha avuto una forte crescita nel 2020, ma in questo 2021 potrebbe un attimino andare a un po' lateralizzare o rintracciare. Il secondo ETF invece che andiamo a vedere è un po' più sulla zona euro e si chiama iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF, per cui si parla comunque di company molto grandi, e lo andiamo a vedere anche qui. L'indice di questo ETF va a seguire lo Stoxx Total Market Growth ed applica i titoli azionari a forte crescita ed elevatissima capitalizzazione che sono però presenti solo nell'eurozona, in base ai seguenti 6 fattori che vengono specificati in questa presentazione: tasso prezzo profitti PE previsto, crescita dei profitti prevista, tasso PE trailing, crescita dei profitti trailing, tasso prezzo valore contabile e rendimento dei dividendi. Infatti questo, a differenza di quello precedente, è a distribuzione e non è ad accumulazione. Qualcuno potrebbe storcere il naso, però ovviamente è un qualcosa da tenere in considerazione. Anche questo fondo molto piccolo, 95 milioni di euro, fisica replica totale e senza copertura valutaria. I rendimenti per quanto riguarda questo ETF, a parte un 2018 che è andato come è andato, sono ottimi, nel senso che in un anno ha già dato quasi un 60% di rendimento, nell'arco di 3 anni un 33%, quindi un annualizzato CAGR di circa un 11%, che di per sé non è male, senza considerare poi che a questo bisogna aggiungere i dividendi, che sono questi. Abbiamo circa 43 centesimi di dividendo annuo. Non è un granché, però ovviamente si tratta di un qualcosa che ci entra in più. Fiscalmente ovviamente è meno efficiente, però chi ama i dividendi potrebbe anche dire: compro questo perché prevedo crescita e allo stesso tempo mi prendo un po' di cash flow. Andiamo a vedere un attimino questo come è diversificato, e lo andiamo a vedere anche qui, in questo caso su Morningstar. Azioni USA non ce ne sono, ovviamente, perché è sulla zona euro, e quasi il 100% è su azioni ex USA. Andiamo a vedere come sono diversificati per settore. Materiali di base 6%, quasi 7%, consumi ciclici 21.4%, finanza 2.32% e poi via via discorrendo. Abbiamo tantissima tecnologia, quasi un 28%, industrial un 17%, abbiamo anche una parte di salute e difensivi, per cui è diversificato in termini totali, un po' in tutte le i vari settori, con una preponderanza nei consumi ciclici e nella tecnologia e anche nell'industria. Andiamo a vedere quali sono le aziende che vanno a essere più presenti in questo portafoglio. ASML, Louis Vuitton, SAP, L'Oreal, Schneider Electric, Air Liquide, Enel, Airbus, Adyen e Adidas sono quelle maggiormente presenti. Addirittura le prime tre vanno quasi a dare un 25% di tutto il portafoglio. Per cui si tratta comunque di una serie di posizioni molto molto diversificate, ma allo stesso tempo che sono preponderanti più rispetto ad altre. Si tratta di un ETF molto interessante, anche perché io non investo molto in Europa, però se volessi proprio puntare a qualcosa di growth, questo sicuramente potrebbe essere una di quelle soluzioni che mi permetterebbero di andare a investire in Europa, con una diversificazione sia settoriale che nazionale molto importante, che mi possano dare una certa crescita. Il terzo ETF invece è questo qui, si chiama iShares MSCI Emerging Market Consumer Growth UCITS ETF, questo in dollari. Allora andiamo a vedere come la strategia di questo ETF. Replica i titoli azionari di società commerciali ad alta e media capitalizzazione che generano elevati o crescenti ricavi dai mercati emergenti, per cui le aziende non devono per forza avere sede generale nei mercati emergenti, ma possono anche semplicemente generare questi ricavi dai mercati emergenti. Questo è molto importante da capire, perché molto probabilmente allora a questo punto andremo a trovare delle aziende che non necessariamente hanno sede nei mercati emergenti. Rendimenti in questo caso, a parte anche qui un 2018 piuttosto blando, abbiamo un 60% nell'ultimo anno e un 24% nell'arco dei 3 anni, quindi con un CAGR di circa l'8%. Andiamo a vedere un attimino come è diversificato questo portafoglio. Abbiamo le prime partecipazioni come Meituan, Tencent, Alibaba, Naspers, Philip Morris, e qui era per quello che dicevo che non è detto che debbano per forza risiedere nei mercati emergenti, Unilever, LVMH, per cui la Louis Vuitton,
Mercato Libre, Netflix e Nike. Andiamo a vedere anche come sono queste aziende, dove sono locate. Vediamo che l'11% sta negli Stati Uniti e l'88% al di fuori degli Stati Uniti d'America. Per quanto riguarda la diversificazione a livello settoriale, consumi ciclici quasi un 44,5%, un 21% quasi di telecomunicazioni e quasi un 27% di consumi difensivi. Per cui, come si può vedere, questo tasso di crescita è orientato su dei settori che solitamente non vengono considerati come molto esplosivi, come appunto possono essere quelli della tecnologia e dell'informatica, ma sono un po' più settori classici, appunto come i consumer staples e così via. Questo è un ETF che potrebbe rientrare appunto in un portafoglio dove c'è la necessità di avere una crescita senza però essere per forza legati a quello che è il mercato tecnologico. Molte persone per esempio vogliono andare a diversificare il proprio portafoglio perché magari, non so, hanno il Nasdaq all'interno del proprio portafoglio. Andiamo a vedere il quarto ETF, questo è l'XR Russell 1000 Growth UCITS ETF e questo è da accumulazione. La strategia, ovviamente già il titolo ha detto tutto, l'indice replica il segmento di crescita ad alta capitalizzazione dell'azionario Russell 1000 statunitense. Rendimenti in questo caso ottimi, in un anno ha dato più del 60% con un annualizzato sui tre anni del 77,5% e si sa di solitamente che Russell è famoso per dare dei rendimenti che solitamente rispetto alle mega cap possono essere maggiori perché ovviamente ci sono quelle aziende che sono più in corsa per crescere. Un 77% in tre anni è più o meno quasi un 25% annuo di CAGR. Buonissimo, ottimo, ovviamente a discapito di una maggiore volatilità e rischio. Il TER in questo caso è molto basso, solo un 0,19%. Andiamo a vedere su Morningstar come è composto questo ETF, con quasi un 100% di azioni USA, ovviamente essendo il Russell 1000 statunitense. E andiamo a vedere che il 16%, quasi 16,5% è su consumi ciclici, un 12,5% sulle comunicazioni e quasi un 40% in tecnologia, però abbiamo anche un 14% che è orientato verso l'healthcare, per cui un ETF molto indirizzato verso la prospettiva tecnologica e dei servizi delle comunicazioni, ma allo stesso tempo il restante 50% è diversificato su altri asset molto più stabili e conservativi, se così posso dire. E ovviamente qui semplicemente andiamo a investire nel Russell 1000, per cui non si va a fare stock picking di questo ETF, ma semplicemente si va a investire nelle migliori 1000 aziende che sono parte del Russell 1000. Ovviamente il Russell 1000, essendo aziende che sono in continua evoluzione, anche le aziende cambiano. In questo momento possiamo andare a vedere quali sono quelle che fanno parte del Russell 1000, che solitamente sono a media capitalizzazione, e le possiamo vedere anche in questa azienda, media e alta capitalizzazione. Ovviamente è una lista lunga che tende a variare, per cui non mi vado a concentrare molto su quelle che sono le aziende in questo caso. Sappiate che se volete investire in questo ETF, dovreste andare anche a capire quali sono le aziende che in quel momento fanno parte dell'indice. Ultimo ETF della giornata, WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF US Dollar ad accumulazione. Qual è la strategia di questo ETF? Va a replicare titoli azionari dei mercati sviluppati che distribuiscono dividendi con caratteristiche di crescita. I dividend growth sono per esempio il mio amico Gianluca Ranieri Bandini un asset molto interessante. L'indice è un indice fondamentale pesato. In questo caso il valore del fondo è 51 milioni, anche questo molto piccolo, un TER del 0,38 e una volatilità che è molto più bassa rispetto a quello che abbiamo visto prima, del quasi al 18%. Se andiamo a vedere i rendimenti, anche questa accumulazione, sui tre anni abbiamo un 48%, per cui più o meno un quasi 23% di CAGR annualizzato, molto interessante. Abbiamo un 50% di azioni USA e un 50% di azioni non USA. Come diversificato? Questo è prettamente molto diversificato, è vero che siamo molto più spinti verso la tecnologia con quasi un 19%, ma come si può vedere anche l'industria fa la sua parte con un 15%, abbiamo l'healthcare con un 17,5%, i consumi difensivi 15,5% e ovviamente anche un po' di comunicazioni 8,5%, anche gli altri settori come i materiali di base e i consumi ciclici sono più o meno all'8%, 8,5%, quasi 9%, il resto è un po' più piccolo come posizioni, però è molto ma molto diversificato.
Anche in questo ETF abbiamo una diversificazione che possiamo vedere qui le prime posizioni: Microsoft un 3,5%, Nestlé, andiamo in Svizzera, un 3%, Apple un 3%, Roche di nuovo in Svizzera un 2,5%, Rio Tinto un 2,5%, Verizon un 2,3%, GlaxoSmithKline, Pfizer, PHB e SoftBank. Per cui anche in questo caso una diversificazione molto interessante, e come si può andare a vedere, questi ETF offrono delle prospettive di allocazione del proprio capitale che potrebbero permettere a una persona che vuole crescere ma non vuole andare a fare stock picking, per esempio con questi 5 ETF, di giostrarsi le percentuali del portafoglio e crearsi un portafoglio di crescita senza andare a puntare su singole azioni, ma allo stesso tempo poter andare a creare un ottimo ritorno in termini di ritorno annualizzato di CAGR, senza smenare con pensieri particolari su quello che possa essere lo stock picking. Lo reputo una strategia molto interessante. Ovviamente a me piace fare stock picking, non credo di andare a fare un portafoglio del genere, però potrebbe essere un'ottima prospettiva per le persone che magari vogliono migliorare i propri investimenti senza andare a fare, come dicevo prima, un'analisi approfondita di un diverso numero di azioni. Bene, anche per oggi è tutto. Spero che questo contenuto sia stato di gradimento, è un po' diverso da quello che faccio di solito, ma ovviamente volevo creare un contenuto che potesse andare un po' a indirizzare le persone a degli ETF, che sono comunque un modo semplice, un po' più semplice per investire rispetto allo stock picking, ma che allo stesso tempo potesse dare un'idea di crescita e di far capire che gli ETF non devono per forza essere uno strumento passivo in cui una persona va a investire per assicurarsi un rendimento minimo, come si dice, il minimo sindacale, ma allo stesso tempo potesse essere anche molto più emozionante del classico ETF World o SP500. Ovviamente volevo ricordare che qui mi trovi ogni martedì, ogni venerdì con un video nuovo. Ricordo che da aprile ricomincerò le live di giovedì di Buonanotte Mercati e Rizza le Orecchie, e che di nuovo da aprile ricomincerò a scrivere articoli per il mio blog www.risparmioinvesto.com. Ragazzi, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! I am Ironman.